Roma non è più una città olimpica, il governo Monti ha rifiutato, ma il pericolo è finito, siamo fuori dalle possibili ruberie. Ma il pericolo non è scampato, questo ce l'ha detto chiaramente il sindaco Alemanno all'interno della lettera che ha scritto al premier Monti. Alemanno sta, diciamo, rilanciando sulla questione dei grandi eventi, chiedendo appunto il fatto che una serie di grandi opere che erano legate alle Olimpiadi devono per forza essere realizzate in occasione appunto del giubileo del 2025. La domanda che noi facciamo è proprio questa: è possibile che una città grande come Roma possa essere sviluppata e pianificata solamente in relazione ad un grande evento? Alemanno preparava la spartizione di una grande torta. In questa spartizione di una grande torta, per di più, si è dimenticato un piccolo dettaglio: il fatto di fare un'analisi credibile anche per un governo di banchieri come quello che in questo momento è presente in Italia. E invece lì è stata presentata una serie di cifre sparate sui posti di lavoro, sul PIL che sarebbe cresciuto, senza nessuna reale analisi costi-benefici, e quindi per motivi concreti, per motivi di merito, è arrivato il no alla candidatura olimpica, e non solo perché siamo in un momento di crisi, perché è evidente che in momenti di crisi il grande evento può essere anche invece un elemento di mobilitazione delle risorse, di movimentazione economica. Continuano a perpetrare l'idea di un modello di sviluppo basato sul consumo di suolo, basato sul consumismo, basato sull'idea che sia possibile trasformare una città non in base alle esigenze di chi la abita, ma in base gli interessi economici, gli interessi fortissimi della rendita che stanno determinando il destino di milioni di persone che vivono in questa città. Noi crediamo che invece bisogna porre fine a questo modello di sviluppo fallimentare che ha dimostrato con tutta la sua forza di essere in crisi, e vogliamo anche fare tesoro da questo punto di vista dell'esperienza di Atene, tant'è che abbiamo invitato qui una ricercatrice dell'Università di Atene per raccontarci cosa hanno significato le Olimpiadi per Atene. It was an event that it was too big for even for the economy of Greece, not to mention Athens. And it's not that the today's public debt crisis is directly connected with the cost of the Olympics, but around the Olympics was generated a whole process of extreme public spending, uncontrolled public spending, because the Olympics was a state of emergency. Un evento gigantesco come quello dell'organizzazione di un'Olimpiade in una città moderna, cosa comporta? Beh, in generale comporterebbe cose buone, ma non nel caso purtroppo italiano, è anche il motivo per cui è stato bocciato dal governo Monti. Troppo spesso questi grandi eventi vengono utilizzati come scusa per andare in deroga a tutto, soprattutto ai piani regolatori, rendere edificabili magari zone che non lo sono di fatto, diciamo, cementificare la città senza che ci sia un reale ritorno di investimento per i cittadini. Ma siamo con Pietro Mennea, che è stata una delle personalità che più hanno avversato il progetto di Olimpiade a Roma, recente autore di un libro che tratta proprio di questo. Mennea, perché sarebbe stato un problema dalle dimensioni espansive? Io non sono contrario ai Giochi Olimpici, io sono uno che ha partecipato a 5 Olimpiadi, non potrò mai essere contrario, quindi sono uno che è cresciuto con le Olimpiadi, con gli ideali olimpici, e sono uno che è cresciuto inseguendo il sogno olimpico con la medaglia d'oro, e poi ho partecipato a 5 Olimpiadi, non sono mai contrario. Io sono contrario alle Olimpiadi nei paesi che sono in forte difficoltà. Oggi l'Italia è un paese che ha uno dei più alti debiti pubblici al mondo, è un'economia ferma, un paese che se ha bisogno di fare una manovra finanziaria va a incidere sulle pensioni del cittadino italiano oppure va a tassare la casa dell'italiano. Quindi in questa situazione l'Italia non poteva assumersi l'onere olimpico, poteva farlo successivamente ma non ora. Oggi organizzare i Giochi Olimpici significa stravolgere l'economia di un paese. La Grecia è un paese che è stato, il default della Grecia è iniziato con i Giochi Olimpici del 2004. Se non avesse organizzato i Giochi Olimpici la Grecia, oggi forse non sarebbe fallita.